Conoscere, promuovere, trasformare. Il Tartufo del Matese al centro di una a due giorni organizzata all'Istituto Alberghiero di Piedimonte Matese con l'Associazione Micologica del Matese per conoscere meglio questo straordinario prodotto che entra così prepotentemente in cucina dove lo chef e gli studenti lo hanno poi trasformato in modo imbeccabile in una degustazione di grande classe come è stata definita dagli esperti di cucina e dagli stessi ospiti istituzionali presenti all'evento con la preside del prestigioso Istituto Filomena Rossi a fare gli onori di casa e spiegare le finalità della due giorni. Il tartufo in questa scuola c'è sempre stato. E magari oggi abbiamo cercato e deciso di dargli un'importanza e una rivisitazione diversa rispetto al passato, però c'è sempre stato. Il tartufo è una delle espressioni di pregio di questa terra. E il Tartufo del Matese è noto, credo che sia anche tra gli obiettivi della Regione Campania promuoverlo e magari speriamo che riescano a farne un'icona e un marchio di qualità che possa ulteriormente connotare questa parte della Regione. L'Alto Casertano è la mia area, è la mia terra e ci tengo che sia famosa, è importante, riconosciuta, apprezzata. È stata poi la volta del presidente dell'Associazione Micologica Matesina, Vincenzo D'Andrea, che ci ha invece introdotti in questo straordinario mondo esaltando le qualità del tartufo, ma sottolineando anche l'importanza dell'aspetto socio-economico che il prodotto potrebbe dare al territorio. Allora, il tartufo nell'Alto Casertano ce n'è tantissimo da quello che abbiamo potuto apprendere, però c'è poca promozione. Perché? Il tartufo è sempre esistito su tutto il territorio, soprattutto del Matese, e essendo un fungo ed essendo un essere vivente che ha decisamente preceduto nei secoli, nei millenni, l'uomo. E così come la sua raccolta è sempre stata eseguita dai tartufai del territorio, l'industria del centro e del centro nord ha sempre voluto i nostri tartufi per trasformarli in modo anonimo, lasciandoci privi della conoscenza di questo pregio che, come tanti altri, questo territorio del Matese ha. Quali sono le zone esatte dove si trova il tartufo, diciamo, nel Matese? Il Matese in tutti i suoi boschi, da quelli d'altura ai piedi immediati del Miletto, quindi a 1600-1800 metri, fino alla pianura del Volturno, ha nelle sue diverse specie e nei diversi boschi simbionti di questo fungo la possibilità di poterlo generare. Quindi il tartufo lo troviamo dalla faggeta col tuber mesentericum alle aree collinari con lo scorzone, con il bianchetto, con il brumale, il moscato, fino ad arrivare ad alcuni areali anche col tartufo bianco di particolare interesse e soprattutto il tartufo di maggior pregio. Questo per il Matese occidentale. Il Matese orientale è ricco poi di tartufo bianco nell'area pedemontana. Che ricaduta potrebbe avere invece sul piano turistico? Assolutamente enorme, perché è una delle tantissime peculiarità del territorio matesino. Matese ha tantissime risorse, purtroppo, così come il tartufo, le lasciano troppo ipogee, non le riescono a far emergere e bisogna farle emergere in modo opportuno, in modo sostenibile, in modo adeguato, dando quello spunto per essere una grande opportunità per l'economia del territorio. Quindi c'è un'associazione, lei è il presidente. Quali sono le finalità? Io sono il presidente dell'Associazione Micologica del Matese, che si occupa anche con la sua sezione tartufi di tartufi. La peculiarità, la nostra mission fondamentale è la diffusione della cultura di natura e micologia, tutela soprattutto dei territori non solo produttivi di tartufi, ma nel suo senso più lato, e nella promozione e nella diffusione della giusta informazione in materia micologica e naturalistica. Ecco, se un turista che arriva da Napoli volesse acquistare il tartufo, a chi si può rivolgere? Stanno sorgendo delle organizzazioni
che purtroppo troppo in ritardo stanno appunto nascendo. Oggi ci sono singoli cavatori che riescono ad organizzarsi anche in ottemperanza alle nuove disposizioni normative, riescono, dicevo, a organizzarsi per la commercializzazione del tartufo, così come cominciano a sorgere delle prime produzioni artigianali, ma assolutamente in linea con la norma in materia sanitaria e fiscale, per la trasformazione del tartufo e permetterne non solo di poter recuperare il tartufo fresco tal quale, che è sempre il non plus ultra ed è sempre l'elemento da sostenere, ma anche il prodotto da portarsi a casa e con calma consumare.